Una delle grandezze elettriche fondamentali è la corrente elettrica. Vediamone la definizione e l'unità di misura. Allora, intanto partiamo dal concetto di carica elettrica. La carica elettrica in natura si presenta sotto due forme, diciamo. Si tratta di elettroni, quindi particelle elementari costituenti l'atomo, oppure si tratta di ioni, cioè atomi che hanno o acquistato o perso uno o più elettroni rispetto alla loro condizione, diciamo, normale. Dal punto di vista della carica elettrica, gli elettroni sono la carica negativa elementare, mentre invece gli ioni abbiamo detto che si possono presentare sotto forma di cariche negative se l'atomo diventato ione ha acquisito uno o più elettroni, oppure cariche elettriche positive se l'atomo ha perso uno o più elettroni che gli appartenevano. Adesso per definire la carica elettrica possiamo descrivere una situazione tipica in cui schematizziamo un conduttore elettrico, lo supponiamo di forma cilindrica allungata, qua ne stiamo ovviamente rappresentando solo un pezzo che fa parte di un circuito chiuso. Consideriamo la sezione S del conduttore, possiamo immaginarla costante o anche non costante, non è importante in questa descrizione. Comunque, nel punto in cui stiamo esaminando il conduttore, la sezione dello stesso sia S, il conduttore abbiamo detto sia un materiale conduttore, quindi ad esempio rame o alluminio, materiali tipici nell'uso pratico. Adesso la definizione di corrente elettrica si basa sullo spostamento di una certa quantità di carica attraverso la superficie S nel tempo. Quindi intanto possiamo dare una definizione generale di corrente elettrica, quindi la corrente elettrica non è altro che un movimento di cariche elettriche. Questa è la definizione generale di corrente elettrica. Per definirla in termini più precisi, appunto, consideriamo una certa sezione S, consideriamo il passaggio di una certa carica, immaginiamo positiva, passa attraverso la superficie. Questa carica sia una quantità infinitesima di carica che indichiamo con dQ, che passa in un tempo infinitesimo dt. La corrente elettrica viene definita, solitamente indicata con la lettera I, è definita come la quantità di carica dQ che passa nell'intervallo di tempo dt, dove dQ e dt, abbiamo detto, sono grandezze infinitesime di tipo matematico. Questa è la definizione generale di corrente, della corrente elettrica. La
evidenziamo. Adesso vediamo la sua unità di misura. Ovviamente avremo che unità di misura di data da una quantità di carica, quindi misurata in coulomb, diviso un tempo misurato in secondi, quindi saranno coulomb al secondo, e per l'importanza della grandezza gli è stato assegnato un nome e un simbolo. Il nome è quello di ampere e il simbolo è la lettera A maiuscola. Quindi il nome della grandezza è ampere, ricordatevi che si scrive in lettere minuscole, e invece il simbolo è una A maiuscola. Adesso, come avete visto, ho indicato la carica dQ come una carica positiva, perché in effetti nella definizione di corrente si è stabilito un verso convenzionale, anche perché all'inizio degli studi delle grandezze elettriche non si conoscevano il tipo e il segno della grandezza elettrica, e quindi si pensava che fosse determinata da carichi di tipo positivo. Quindi abbiamo un verso convenzionale della corrente elettrica, un verso convenzionale che storicamente è rimasto ed è quello appunto che assume il movimento della carica elettrica positiva, supponiamo nel nostro caso sia questo. Nel caso più comune in cui il movimento di cariche è dato da un movimento di elettroni, caso di tutti i conduttori metallici, ad esempio, allora abbiamo che il verso, diciamo, reale nel caso appunto di conduttori metallici è quello di una delle cariche negative che si muovono in direzione opposta. Però il fatto che il segno della carica è opposta a quella convenzionale positivo, ma anche il verso in cui si muovono le cariche è l'opposto di quello convenzionale, determina che complessivamente tutti i ragionamenti che noi possiamo fare, supponendo cariche positive in movimento in una direzione, sono validi per le cariche negative che si muovono nella direzione opposta, e quindi diciamo che tutto torna, nonostante che appunto storicamente sia stata fatta un'assunzione sul segno della corrente che poi alla prova sperimentale dei fatti, nella gran parte dei casi, non è quello reale. Altra grandezza di particolare interesse, soprattutto in elettrotecnica, è quella che definiamo la densità di corrente. La densità di corrente non è altro che la quantità di corrente che passa attraverso una unità di superficie, cioè attraverso la superficie unitaria. Quindi mi dice quanta corrente per unità di superficie è in movimento in un certo circuito elettrico, in un conduttore. La densità di corrente viene solitamente indicata con la lettera J maiuscola, e quindi la sua definizione non è altra che la corrente I diviso la superficie S attraverso questa S maiuscola, non è diversa dalla S che qua compare in secondi, evitiamo confusioni, e non è altra appunto che la superficie S, quella attraverso la quale abbiamo misurato in qualche modo la quantità di carica in transito nel tempo. Se vogliamo, l'unità di misura della densità di corrente è abbastanza ovvia. L'unità di misura di J sarà l'unità di misura della corrente che abbiamo detto essere ampere, diviso l'unità di misura della superficie che
in generale nel sistema internazionale è metri al quadrato. Nei casi pratici in cui la sezione dei conduttori è ovviamente limitata e quindi solitamente misurata in millimetri quadri, anche la densità di corrente per ragioni pratiche viene misurata in ampere al millimetro quadro, dove i millimetri quadri è la sezione del conduttore attraverso la quale scorre la corrente.